ogni istante avuto in dono, ogni amico mai lasciato, ogni amore amato che poi non ho più dimenticato, ogni pianto per una fine, ogni passo oltre confine, ogni abbraccio pieno che speravo non finisse mai. Se questa vita che ho vissuto svanisse in un istante, io vorrei poter sorridere. Se il tempo non mi bastasse, domani è una ragione, il giorno muore, poi rinasce, e così siamo noi. Buona settimana a tutti. Sono Don Carlo, il curato della parrocchia di San Nazaro Eccelso e della parrocchia di Sant'Agata. Tocca a me inaugurare queste piccole videocatechesi che raggiungeranno tutti voi bambini e ragazzi delle parrocchie del centro storico. Parto dal Vangelo di questo lunedì santo. Siamo nella settimana santa, una settimana importantissima, la più importante, che ci prepara la Pasqua del Signore, la festa più importante di tutto l'anno liturgico. Parto dal Vangelo perché il Vangelo di Giovanni ci racconta un episodio interessantissimo, l'incontro di Gesù con Marta e Maria, le famose sorelle, le amiche di Lazzaro, quello che Gesù aveva riportato in vita, ci ricordiamo bene il Vangelo della quinta domenica di Quaresima. In questo incontro, nella casa di Marta e Maria, Maria compie un gesto strepitoso, importantissimo, cosparge i piedi di Gesù con un olio prezioso, il nardo, profumatissimo, preziosissimo, 300 grammi di profumo di puro nardo vengono utilizzate da Maria per cospargere i piedi di Gesù. Poi asciuga così i piedi di Gesù con i suoi capelli e dice l'Evangelista Giovanni, la casa si riempì di questo profumo fragrante. A proposito di unzione, anche noi nel giorno del nostro battesimo siamo stati unti dal Signore. Due sono le unzioni del battesimo, l'olio con l'olio dei catecumeni e con l'olio del crisma, lo stesso che viene utilizzato nella crisima. Vorrei soffermarmi sull'olio dei catecumeni, riprende l'antica simbologia della lotta, dei gladiatori, prima di affrontare la battaglia venivano unti. Noi dobbiamo affrontare un altro tipo di battaglia, non è quella armata, una battaglia fisica, ma la battaglia che si svolge nel nostro cuore, dentro di noi, tra il bene e il male, tutti i giorni, perché a volte seguire la volontà di Gesù non è facile. Ecco una lotta, ci vuole forza, ecco l'olio, la forza ce l'ha donata il Signore. La bellissima formula del nostro battesimo, quando siamo stati unti con l'olio dei catecumeni, ti ungo con l'olio, segno di fortezza, ti fortifichi Cristo che vive nei secoli dei secoli. Che bello, questa forza rappresentata, ecco, con il simbolo dell'olio e con il rito anche con il quale siamo stati unti all'interno del nostro battesimo. Anche il Signore ci ha unti dunque con un olio profumatissimo, l'olio dei catecumeni, l'olio del crisma. Anche noi abbiamo bisogno di questa forza che ci viene dal Signore, pur con il nostro impegno, la nostra volontà, perché è importante, per affrontare quotidianamente e così quella battaglia tra il bene e il male, la battaglia tra lo scegliere il Vangelo o le mie pigrizie. E per questo dono anche noi ringraziamo il Signore. Dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, segnate questo passaggio, ringraziamo Dio perché ci fa partecipare della sua vittoria, la vittoria del bene anche nella nostra vita, e ci ha resi profumo di Cristo, ci ha resi suo profumo. Il profumo di Cristo nel mondo. Il Signore ci ha profumati con la sua unzione, ci ha rivestiti del suo amore, anche noi siamo chiamati a profumare gli altri, nelle nostre relazioni, con le nostre parole che siano parole buone, e con il nostro atteggiamento, a cominciare dalle nostre relazioni in famiglia. In questi giorni siete particolarmente così così abituati a stare in casa, ma anche un po' costretti perché non potete uscire di casa. Come vi comportate con papà e mamma, con i vostri fratellini, le vostre sorelline? E insomma, siete buon profumo di Cristo? Portate l'amore di Dio a tutti quelli che incontrate, cominciando da quelli che sono con voi in casa, nella vostra famiglia? Ci auguriamo di sì.
E tutto ciò che mi rimane, un gesto, un bacio di mio padre, un film insieme dopo cena, un giro lì sull'altalena. Gli anni in casa son passati e oggi sono lontani, ma l'amore è qui con me, mi scalda e mi sostiene. Se questa vita che ho vissuto svanisse in un istante, io so di poter sorridere. Se il tempo non mi bastasse, domani è una ragione. Un giorno muore, poi rinasce, e così siamo noi.